Ciao a tutti amici! Sono molto contento di essere nuovamente qui con voi. Come state? Io bene. In quest'ultimo periodo ho dovuto dedicare molto tempo al lavoro, allo studio e alla mia famiglia. A proposito, oggi voglio parlarvi proprio della famiglia. Voglio presentarvi i miei familiari e farvi conoscere come si scrivono e si pronunciano i nomi dei familiari in italiano. Siete pronti? Prima di tutto vorrei presentarvi i miei genitori. Lui è mio padre, si chiama Antonio ed è in pensione. Prima lavorava come impiegato in un ufficio. In Italia solitamente chiamiamo nostro padre papà o in alcune regioni babbo. Lei invece è mia madre, mia mamma. Si chiama Anna e anche lei è pensionata. Prima faceva l'insegnante come me. Ora vorrei presentarvi i miei fratelli. Mio fratello Michele, il più piccolo della famiglia, anche se ha 19 anni. E mia sorella Giovanna. Anche io adesso ho formato una nuova famiglia, sposandomi con Luana. Lei è mia moglie. Io e Luana abbiamo un figlio di nome Christian e una figlia di nome Rebecca. Adesso vorrei presentarvi anche i miei nonni. Mio nonno Giovanni e mia nonna Agostina. Loro sono i genitori di mia madre e quindi sono i nonni materni. I genitori di mio padre, nonno Antonio e nonna Maddalena, sono i nonni paterni. Veniamo ora agli zii. I fratelli e le sorelle di mia madre e di mio padre sono i miei zii. Zio Mario e zia Maria. I figli dei miei zii, di zio Mario e zia Maria, sono i miei cugini. Mia cugina Laura e mio cugino Antonello. I figli di mio fratello e di mia sorella, invece, sono i miei nipoti ed io sono il loro zio, zio Luca. Bene, amici, per oggi è tutto. Vi consiglio di riguardare nuovamente il video per fissare meglio i nomi dei familiari in italiano. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e se non lo avete ancora fatto,
iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Ciao a tutti! Vi auguro una buona giornata! A presto!